Sara. Senti, dove c'è un albergo? Gira a sinistra e poi gira a destra. Grazie. No, gira a destra. Quando vi siete messi d'accordo ripasso, Sa dove c'è un albergo? Ha una stanza, per favore? Non lo so. Per quanto tempo? Ah, non lo so. Nome e cognome, là c'è il registro. Come si chiama? Athos Magnani. Come? Athos Magnani. Uguale. Ma guarda, proprio uguale. Ma uguale a chi? Al papà. Lei conosce una certa Draifa? La Draifa. Dove sta? È lungo a piedi, ci vuole la bicicletta. Aspetti che le do una mano. Vengo fuori io a insegnare la strada. Sì. C'è molto? No, 10 minuti, un quarto d'ora. Da che parte è? Ecco, adesso va di dritto di lì. Poi prende la strada dagli argini. Quando vede il cavalcavia, ci passi sotto che è arrivato. Lei, Draifa.
Vieni. Non aver paura. Dio come gli somiglia. Non è mica vero che è venuto da Roma. E neanche da Cremona, e neanche da Ferrara. L'assassino di tuo padre è uno di Tara, uno di qui. Tuo padre era un antifascista famoso da queste parti. Gli hanno sparato alle spalle, in teatro. Mentre davano Rigoletto. Certo, i libri di storia si sono scordati di nominarlo. Ma qui per noi è ancora vivo. Aveva molti amici. E ancora più nemici. Faceva soggezione a tutti. Non aveva paura di niente, neanche di me. Io ero giovanissima. E lui non voleva separarsi da sua moglie. E io sono più gelosa di Otello. Perché mi ha voluto vedere? Dopo la sua morte, tua madre era incinta. Sì, di te. Beh, è sparita. Aveva paura dei fascisti. Io no, io sono rimasta. Con me non osano. Mi salutano tutti, mi devono del rispetto. Come ha avuto il mio indirizzo? Ah, è stato un miracolo. Un giornale di Milano a Tara. E cosa vedo? Una tua fotografia. Mi è quasi venuto un colpo. Athos tale e quale, sputato. Athos resuscitato. Non si è mai saputo chi l'ha ucciso. Adesso ci sei tu, è vero che lo troverai. E quando è successo? Il 15 giugno, 1936. C'è un treno fra un'ora. Se corro faccio in tempo. Anna c'era stanca. Deve aver fame. Siediti qui e mangia. A lui piaceva mangiare bene. Devono averli sparato sotto gli applausi perché nessuno ha sentito il colpo. Parlo troppo, eh? A Tara è arrivato il cinema, il telefono, la mungitrice elettrica, la televisione. Tutta apparenza. Nella nostra città si è fermato tutto la sera che lo hanno ucciso. Dì la verità, ti sembra un po' matta. Lei è stata molto vicina a mio padre. Vicina? L'amante, era l'amante ufficiale. E lo sono ancora per loro, come se fosse roba dell'anno scorso. Athos il giovane, Athos l'eroico, Athos il bello, Athos che ha assassinato. È morto prima di poter vedere la liberazione che aveva sognato. Sembra un classico del mistero. Scherza, scherza. Intanto l'assassino non l'hanno mai trovato. Ma c'è stata l'inchiesta, no? L'ha presa in giro, c'è stata. Erano tutti d'accordo. Pensa che gli sbirri gli trovarono in tasca una lettera anonima. Ancora chiusa. L'aprirono e c'era scritto che se andava in teatro sarebbe morto. Come Giulio Cesare. Chi? Giulio Cesare, prima di entrare in Senato. Come Athos, la stessa roba. Ce n'è un altro dei fatti strani. Un'altra leggenda? No, questo me l'ha raccontato lui in persona. Una zingara. All'osteria, 2 o 3 giorni prima del delitto. Gli ha letto la mano e gli ha predetto la morte, giuro. Macbeth. La strega della profezia. Sì, aver studiato molto. È tardi, io... Dovrei andare. Ci vediamo domani, allora. Domani? Ho un treno domani. Chi lo sa? No, no, ce l'ho alle 9.45. Signora? Signora? Cosa faccio? Signora? Ma cosa fa? Signora? 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 No, no, signora, non è niente, non è niente. Come sta? No, no, non è niente, sto meglio adesso. Davvero? Sì, sì, sto meglio. Vuole un po' d'acqua, le prendo solo d'acqua. No, no, niente. Sto meglio adesso, molto meglio. Ti prende una paura? Forse perché va scalza. Mi piace molto. Ci vado da sempre, fin da bambina. Io vado sempre scalza. È sicuro che sta bene?
Ma tu devi andare, no? Non dovevi andare, sì, vai adesso. Vai, vai. No, ma posso rimanere? Vai adesso, vai. No, no, devi andare, vai. Vai pure. Ma se hai bisogno, signora. Vai, vai adesso. Non ho bisogno di niente, puoi andare. Vai pure. Vai, vai. Ma magari che io non ho fretta, sai. Vai, vai. Se vuole. Vai. Buonasera. Vai. Basta. Ha capito, eh? A sette le ecco la chiesa maggiore della Giuliana. Ecco. Se trangerete. A me sono mangiato, che mi tanto arrangiato. Ultima la donna, e poi dopo che paghi che stiamo anche là. Ma guarda, metto un po' di a quattro sberri, una da te, una da te. Ma no, no. 2, 8, 6, 6, 8, 6, 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
ora! Quanti anni ho io? Quanti ne ha? Una settantina. 75 e la fidanzata incinta. Io. Ho 74 anni, parlo a bottiglie, chi pisce più lontano di me. Va bene? I belli sventoliamo le bandiere in sangue, se le mani calze, le mani calze. Senta, c'è un po' il fondo al cortile. I belli sventoliamo le bandiere. Athos Magnani. Athos Magna. Ehi la coniglio, metà per uno. L'hanno chiuso dentro, eh? Hai conosciuto anche tu mio padre? Ma è vero che era uguale, uguale, uguale? Ehi! Aprite! Qui. Non l'ho più visto, ero preoccupato. Chi è stato? Nessuno. È che lei stasera ha bevuto qualche bicchiere in più. Chi è stato? Ah, qui siamo tutti amici. Sì, tutti amici. Qua siamo tutti amici. Tutti amici. Tutti amici qua.
tarda sole e rechi in mano un mazzolin di rose viole. Ornare ella si appresta, di mani e di festa, il petto ed il crino. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella. Dov'è tuo padre? Al cimitero. È andato sotto una macchina il giorno di San Martino. Tuo nonno, volevo dire. Ah, in cortile, a pulire le bottiglie. È un pacchetto americano. Niente estere. Lei conosce quello che è venuto in camera mia stamattina? Mm? Sì, quello che mi ha dato la sveglia. Ah, io non conosco nessuno. Qua siamo tutti amici. Ho trovato le sigarette. Sì, ma io le fumo senza filtro, come facciamo? Toto! Cosa fai? Fumala tu questa, eh? Sì. Ciao, grazie. È targata la moto di quello che è salito in camera. Lo conosci tu? No, ma ne conosco uno che ha la moto uguale. Targata maschio o femmina? È targata Mantova. È targata Crr. Dai, vieni qua e guardiamo se è maschio o femmina. È un maschio. No, io dico che è una femmina. Ma è un maschio, guarda. No, è una femmina. È un maschio come te. No, è una Lei mi aspettava? Sì. Com'era mio padre? Fassè. Molto fassè. Questo è il giorno. Palaccio! Questo è il giorno pieno, ve lo dimostro. Ma no, ma sei matto, sei matto. Questo è un paese di pazzi. Di pazzi e di vecchi. E di vecchi pazzi. Ieri mi hanno chiuso in una stalla. Con un cavallo. Ma qui siamo tutti amici. Stamattina, appena sveglio, prima del caffè. Un bel pugno in faccia. Oh, ma qui siamo tutti amici, sa? Da quando lui è morto, non ho più potuto dormire. Non sogna senza immagini, senza niente. Centinaia di notti a concentrarmi come un cane da caccia. L'assassino del paese l'ho sempre saputo. E adesso lo sappiamo in due. Ha paura. Vuole mandarti via. Io so che devo partire stamattina e invece non parto più. Tanto sono fra amici. Cominciamo dai nemici. Che poi sono quasi tutti morti.
è rimasto solo quello che lo odiava di più. Si chiama Beccaccia, è il più grande agrario di tutta la zona. I suoi amici, quelli veri, erano tre. Proprietari di un cinema, un maestro elementare e un assaggiatore di culatelli. Morti anche loro? Morti. No, sono ancora lì tutti e tre. Costa, Rasori e Gaibazzi. E Dreyfus, non l'ho mai sentito, che nome è? Quel matto di mio padre era un fanatico di Dreyfus. Dreyfus? Dreyfus. E questa Beccaccia dove abita? Al di là dell'autostrada. Lui non abita, lui regna. Non insista, vada via, il padrone non vuol vedere nessuno. Vabbè, ma... Buongiorno. Con tuo padre, oh! Ah, non mi conosci più! Gaibazzi sono! Vieni qui! Sono l'amico di tuo padre, Gaibazzi! Attaccati qui che andiamo a mangiare! Attaccati! Dai che andiamo a mangiare, dai che sono... Vieni, vieni. Questa è la camera dell'uranio. Che è un 37-38 guardatelli. Fanno tribolare questi contadini, porca miseria, ti vorrebbe ormai accontentare. Alcuni poi ti rivedi, qui ce n'è uno per esempio, proprio per un mio che... Ma che prosciutti? Questi sono culatelli, il culatello è la quintessenza del prosciutto, è la parte rotonda, capito? Lo dice la parola stessa. Questo che vedi? Buonissimo. Senti. Eravamo degli antifascisti e forse non sapevamo neanche cosa voleva dire. Il programma non avevamo mica. Non potevamo neanche averne, perché vedrai gli altri due. Uno è un cinematografo all'aperto, l'altro un maestro elementare. Nessuno di noi tra intelligente. Ecco, senti l'odore del Songhe? Sì. Ti è mai capitato sentire, per esempio, aprire un cassetto e sentire dove hanno fatto il nido i topi? Senti quell'odore di muffine dove ci sono quei truccioli tutti tritati del topo? Senti, questi che l'odore... Non so se sono di negri questi qui, ma sono sempre il migliore di tutti, perché vedi negro un uomo che dà da bere gli occhi quando è pieno, cioè tirchio, taccagno quanto mai, ma però... Senti. Se avanzi un po' di minestra, hai capito, è per il maiale, magari sua moglie deve mangiare per ancora gliela mica, perché tiene per il maiale, e poi un uomo fatto così. Il nostro tifasismo su che cosa era basato? Sulla... Ci veniva in mente le congiure, gli Hernani, che avevano lo sei congiurati là sotto, oppure lo so, i due là, Samuel e Tom, vanno in maschera, con dice,
Ci sembrava di essere uno di quei personaggi lì, hai capito? Ma non capivamo niente, non capivamo niente, neanche per soli, te lo dico io. Tuo padre no, tuo padre era un'altra cosa. Tuo padre era molto differente, perché tuo padre sapeva quello. Questi qui. Incantevole, noi quando lo sentiamo parlare così colto, così preparato, sempre con degli esempi, con i corvi. Ricordo che una sera stava giocando a carte in caffè, sono venuti a prenderlo, ha tirato fuori un sacco di volte, cosa che mi fa schifo, somiglia in un modo straordinario, mi sembra di vedere lui adesso, sei somigliantissimo. Lui anche, oltre all'intelligenza che aveva, anche pagato di persona, a noi niente, a noi, noi non abbiamo, nessuno di noi ha pagato di persona, capito? Quindi si vede che sapevano benissimo che contavamo poco, insomma. Ecco. Beh, andiamo a mangiare una bella porchettata di busecca, eh? Cosa? Una porchettata di busecca. Cos'è la busecca? La trippa! La trippa, vedi, cioè, è un piatto che ben fatto è molto buono. E si è fatto male, è da tirare sul muso quello che te lo porta davanti. Sì. Era sempre con noi, perché per quanto noi siamo tre bestie, poi vedrai gli altri due, eravamo gli unici che cercassero di capirlo, questo uomo straordinario. Mica male, eh? Mica male, anche il mio. C'è un po' del legno, eh? È un difettino, c'è un difettino. Vedi il vino come un uomo. Può avere dei difettini e può essere simpaticissimo lo stesso. Anzi, qualche piccolo difetto, delle volte piccolo, intendiamoci, può anche giovare. Anche qui, nella sagra, si faceva l'invito del festival. Il suonatore veniva, facevano l'invito. Bellissimo, su un piccolo campanile o su un albero, in alto, come uno storno, sai, il clarino oppure la cornetta. Che ripetevano, anticipavano i motivi dei balli, della polca soprattutto e del valzer. Veniva sempre anche lui, la balera, siamo andati una notte insieme, con una sahariana color sabbia, all'inglese, proprio tagliato in inglese, e un fazzoletto rosso. Thank you.
voglio che mi dica. Dottore, bravo. Faccia bene. Via. Duce per l'inaugurazione del teatro. Bene, il Duce deve inaugurare il teatro. Hai sentito, arriva il Duce? Il Duce? Sì, sì. Vieni qui. Viva, viva! Tuo padre. Ma cosa fai? Mangia. Sì, ma era... Cosa c'è? Un po' troppa, avevo già mangiato. Ma che troppa, andiamo, ma cosa dici? Ne prendo magari un pochino. No, no, sì, guarda, mi offendo, devi mangiare. Guarda, mi offendo, da non no, perché mangia. Avevo già mangiato. Ma, no, sì, devi mangiare, devi sì, mangiare. No, qui si mangia, devi mangiare. Grazie. E devi. Ah, su, fuori. Le ho chiuse. Le devo chiudere tutte le volte che viene qualcuno. Era... una personalità straordinaria. La sua morte non poteva che corrispondere alla sua vita. Una morte eccezionale dopo una vita eccezionale. Io sono contento. Sei contento? Ma che sei diventato scemo? Pure il Duce doveva venire in questo schifo di paese. No, ma almeno mi ci trova. No. Io corro, volo. Aria, aria. Ma sei tu lo scemo che non capisci che sono quelli di Cremona che l'hanno fatto venire per fare impressione? Vuol dire che facciamo paura? Possibile che non c'hai mai la visione dialettica delle cose? Tu Duce. Paese pieno di spie. Un giorno di festa avevano annunciato l'arrivo del Duce per l'inaugurazione del teatro. Io e il Costa l'avevamo saputo al campo delle piastre. Dobbiamo ucciderlo. La condizione e assicurarci l'immunità. Noi siamo più utili vivi che morti. Bisogna fare in modo che l'attentatore sembri uno venuto da fuori. Verrà il giorno in cui potremo dire la verità. E io voglio esserci quel giorno. Giuro che ci sarò quel giorno. Ricordatevi, il fascismo continuerà. Il fascismo è ormai dentro la gente. Per questo noi dobbiamo ucciderlo. Sei sicuro di aver mangiato? Non fare complimenti con me. No, no, io sono sicuro, sì. Sì, l'idea dell'attentato l'abbiamo avuta tutti insieme. Si riuniva in un posto segreto, una baracca, anzi era un vecchio camion abbandonato sul sentiero degli Argini. Perché mi guardi così? C'eravamo tutti. Athos, Gaibazzi,
Rasori ed io. Poi c'erano i grilli, le cicale e le zanzare che ci facevano compagnia. Per me il fucile è da scartare. Ma certo, ma con tutte le guardie che ci saranno, figurati. Ma è un suicidio! Mettiamo che uno riesca ad entrare. Mettiamo che spari, e dopo? Dopo te lo fa fuori in 30 secondi. Da un loggione, da un parco, subito lo trovano. Poi ci saranno più scarafaggi in borghese che in divisa, vedrete. Io ci ho pensato tutt'oggi. Un modo c'è. Dicelo allora. In palcoscenico. Beh, li facciamo sparare da Rigoletto. Ma che c'entra, che c'entra? In palcoscenico guardie non ce ne saranno. Per il fucile poi lo faremo passare in mezzo ai costumi dei cantanti. Poi uno di noi si fa ingaggiare come comparsa e... Come comparsa? Sì, comparsa, comparsa. No, dietro le quinte, in teatro. Il teatro. Che bello il teatro, di notte al buio così, con quella lampadina rossa accesa, con quelle scene che si proiettano sul palcoscenico. Sembrano attori che recitano, che cantano. Poi è tutto pieno di buchi, di angoli, dietro i siparietti, nessuno ti vede. E lo sparo? Lo sparo come viene, lo sparo, tu che sei pratico. Lo facciamo sotto la maledizione. Ecco. Sotto la maledizione, scusa, io... Alla fine dell'atto, quando Rigoletto canta... Ah, la maledizione! Non ho capito bene. Quando Rigoletto, alla fine dell'atto, canta... Ah, la maledizione! Tum, ah. E il duce le belle morte. Perché mi guardi così? C'era così buio là dentro che quasi non riuscivamo a vedere i nostri visi. Nessuno di noi ha tanta mira ad essere sicuro di uccidere al primo colpo. Dico matematicamente sicuro. Morale? Morale? Miccialente. Capsula detonante. Panetto di tritolo. Mezzanotte. Applausi. Fuoco la miccia. E poi? E poi il duce non è più venuto a Tara. Perché non è più venuto a terra? Perché? Perché un fascista ha trovato la bomba nella baracca e ha fatto la spia ai carabinieri. Ah, ci siamo salvati per miracolo. L'hanno interrogato per ore e ore. Ma hanno dovuto lasciarci andare perché non avevano prove. E così è andato tutto a monte. E al posto del duce è morto Atos Magnani. Boh, come sarebbe? Ammettiamo che l'abbiano ucciso per vendetta. Ammettiamo, sì, per vendetta politica. Ammettiamo che ad ucciderlo siano stati i fascisti di Tara. No, è impossibile. Quelli sono troppo vigliacchi. Hanno fatto venire qualcuno da fuori. Vabbè, ammettiamo che sia stato un sicario, che non hanno scoperto allora, che non scopriranno neanche adesso. Rimane comunque una coincidenza abbastanza... impressionante. Quale coincidenza? Mio padre è stato ucciso in teatro, no? Durante Rigoletto. Nello stesso modo in cui avrebbe dovuto essere ucciso il duce. Nessuno sapeva che il duce avrebbe dovuto essere ucciso così. No, nessuno. Nessuno tranne voi tre, anzi voi quattro. Qui se si mette a piovere mi si rovina tutto lo schermo. Mi vuoi dare una mano a sollevarlo? Vieni. Guarda, lì c'è la corda, eh? Fai attenzione perché mi costa un occhio della testa.
Una cosa sola comunque è chiara. Chiunque abbia sparato quella sera in quel teatro con quella musica ha fatto di Atos Magnani un eroe. Eppure mi guardavi con una ghigna strana. Per Milano vado bene? Vado di là, di fianco al teatro. Dopo Mantova ci deve essere Milano. Ho fatto il militare là. Sentimi. È quello lì il teatro? Erano ammazzato lì a Atos Magnani. Venivo da lei. Ogni tanto mi tocca di venire in città a fare un po' di compere. E lo porto io il pacco. Oggi è cominciato il gran caldo. Quello vero, quello della bassa. Sì. Dammi il braccio. Scoperto qualcosa di importante, vero? Quei tre mi stavano aspettando. Certo che ti aspettavano. Si sarebbero offesi se tu non fossi andato a trovarli. No, no. Si erano visti prima, si erano messi d'accordo. D'accordo su che? Su quello che mi dovevano dire. Sei sicuro? Certo. Ma sì, si erano preparati. Eppure sono convinto che mi dicevano la verità. Ti hanno detto dell'attentato? Sì. Ma se è la verità, perché metterci d'accordo? E adesso cosa farai? In questo posto decidi di fare una cosa e scopri che era già stata prevista, pensata da altri. Cosa faccio? Niente, aspetta. Hanno fiducia in te. Se ti hanno detto dell'attentato, vuol dire che siamo in pochi. Cosa stai pensando? A niente. Ma sì che stai pensando a qualche cosa. Com'era lui qui da vicino? Devi tenerla più tesa. Così? Sì, è più alta. Dai, falla andare quelle zampette. Ma io la faccio andare. Sei tu. Più forte, più forte. Devi aiutarmi. Falla andare quelle mani, falla andare. Più tesa, così tesa. Ecco. E adesso me la vedi perché... Aia. Ma sai che è un brutto strappo? Ecco. Girala qua. Aspetta, mettemela... Va bene così? Stringila di più. Ecco, strettissima. Così. Adesso tu gira, così mi aiuti. Sì. Ecco. Gira, 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 gira. Più in fretta, più in fretta! Gira, gira! Basta, basta che non riesco. Ecco, basta. Adesso devo chiuderla. Gira la testa. E gira la testa. Sono più brava io, tua moglie.
Fammi la fotografia, perché è l'ultima volta che mi vedi. Io non ce la faccio più. Io voglio avere dei capodanni normali. I miei capodanni sono le 11 di sera, perché a mezzanotte devi essere da tua moglie. Io voglio dormire con te, svegliarmi con te. Voglio annoiarmi con te, mangiare con te. Io mi sento mutilata. Così non ce la faccio, mi sento mutilata. Come se mi mancasse un braccio. Ato, sei un vigliacco. Come sei dura, Drive. Cambierà, vedrai. Cambierà. Nicht schießen, nicht schießen. Gibt hier weder Kind noch Hund, meine Herren. Mensch, pass auf! Tür zu, Tür zu. Ach, das Kind! Das Kind! Hier, hierher! Und hier unten! Hier unten! Ma l'aria è stanca, si siede. Sarà stata la paura. Sarà stato che mi stava così di schiena senza che li potessi vedere la faccia. Ma io ho capito che era tutto finito, davvero. Era l'ultima volta che l'ho visto vivo. Aiutami ad alzare. Allora mi voleva spaventare. Signora? 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 In veranda c'è una sdraio, mettiti lì, io ho da fare. Vai. Cosa fai, mi controlli? Ti verrò tutto.
Segola a fare lì? O la tortola, per dirti. La tortola? Ma la tortola. Mi sembra un treno. Ma fa piacere. Come, non sembra un treno? La tortola. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Adesso mi fate andare sul coso, ma si fa andare sul coso, ma... Se non lo conoscete, guardategli la faccia, davanti a voi vedete, a genere beccaccia, bombe a man, le caresse col pugnale, guardatelo, impassibile, pietrificato, come una torre littoria. Ma crollerai anche tu, crollerai. E lo fa ancora nel baratto, ma... te? Forse adesso un po' meno. Dacci. Che il nemico ti ascolta. Il nemico? Sì, sì. Ero io. Già. Poi era virile lui. No. Si chiamava Toro lui. Come sì. Si faceva chiamare Toro. Beh, io avrei voluto vedere. Per me di Toro aveva solo le corna. Ma perché la Dreyfus ci fa stare a tavola con lui? Guarda se si muove. No. Lui ci guarda come ci guardava allora. Dice se ricorda del suo mesadro, Don Lino, durante gli oscuramenti, in un vicolo che ha fatto i suoi bisogni, arrivano i carabinieri. Cosa avete fatto? Don Lino, qui l'ho fatto e qui la lascio, metà il duce e metà il fascio. simpatico. Te lo ricordi, sì? No, lui non ricorda niente. Non gli piace, è un argomento che non gli piace. Lui non ricorda mai niente, lui. Mi sono stupito a guardare in faccia. Io non lo guardo. Non dai, sì! Seriamoci sopra. Dai. Seriamoci sopra e lo... Dai. Tu che andenter, va? Dai. Evviva. Evviva. Evviva cosa, poi? Con quella gente lì davanti? Evviva noi. Beh, nemmeno. Beh, qualcosa, sì. Sei neanche capace di dirlo, io. Beh, qualcosa con noi, no, eh? Prova! Eri tu che mafiavi quell'anima, la delizia dell'anima mia. Fateci la mettica l'idea. Bravo. Se mette l'idea anche lui. Leviamoci sopra un'altra volta. E dai. Sai che hai una voce da canto? Non ti sei mai dedicato. Che voce formidabile, eh? Ho studiato da Manzuolo. Già? Da Manzuolo. Cosa vuol dire? Da Manzo giovane. Un leone. Tu. Io. Ma voi? Un leone. Tu non l'hai mangiato mai. Ricordi? Quel leone che era scappato, quel cicco. Quello tedesco. Quel cicco tedesco. Scappato quel leone. Tedesco. Oh, giovane, un bel bestione. Che era quel nome. Sultano. Sì, Sultano. L'hanno preso. Sì. Forse l'hanno poi catturato. È stata l'emozione, forse. Questa povera bestia. Una gran febbre è morta. Miserere, un'alma già vicina alla partenza che non ha ritorna. Miserere, di lui bontà divina creda non sia dell'infernal sozio. Guarda, Beccaccia, sarà meglio per te se confessi che l'hai ucciso tu a Tasmagliani. Questa sera lo devi dire. Capito? E ora via, vattene.
Nella torre il silenzio era già alto, sussurravano i pioppi dal rio Salto. I cavalli normanni alle loro poste frangevano la piaga con rumor di croste. Là in fondo la cavalla era, selvaggia, nata tra i pini, sulla salsa spiaggia, che nelle proge aveva ancora gli spruzzi e gli uli negli orecchi aguzzi, sulla greppia un gomito, da essa era mia madre, e le diceva sommessa, oh cavallina, cavallina storna, portavi colui che non ritorna. Oh, un momento, mi dimenticavo. È venuto il signor Beccaccia e ha detto di andare subito là. Là dove? A teatro, ti vuol parlare. Dici di fare in fretta, prima che la gente torni dal cimitero. Ma perché sono tutti al cimitero? I dischi che stanno sacrificati. È bello sentirsi vivi nello stesso posto dove lui è morto. Tuo padre, quando era vivo, non lo potevo vedere neanche in fotografia. Neanche te ti voglio vedere qui intorno. Con quello che hanno fatto stanotte alla tomba di tuo padre, in paese dicono già che sono stato io. Io coi morti non mi ci metto. Di che ha paura? Che scopra la verità sulla morte di mio padre? Io adesso vivo tranquillo qua e non voglio che si parli di me. Ieri notte i miei amici hanno scherzato. La prossima volta faranno sul serio, se non sparisci subito da Tara. Però voglio dirti una cosa. Purtroppo non l'abbiamo ucciso noi, tuo padre. Non abbiamo avuto neanche questa soddisfazione. Purtroppo. Dai, monta su. Sì, monta su. Dai. Stata orribile la scena del cimitero. Adesso avrai capito, no? Che razza di gente è? Dì la verità. Vuoi sapere la verità, tu, no? Mi faccio scendere, non mi sento bene. La verità. La verità. Tuo padre diceva che verità non significa niente. Senta, si fermi. Sto male. Quello che conta sono le conseguenze della verità. La verità non conta niente. Ma dove andiamo? Si fermi. Vogliamo parlarti un momento noi tre, tranquillamente. Ma si stava tranquilli anche a casa di Dreyfa. Dreyfa, la sera che è morto Athos, Dreyfa non era Tara. Si fermi. Dove sia stata? Sto male. Nessuno lo sa. Sto male, si fermi. No. Si fermi!
Salomei, a mezz'ora la vado a chiamare. Se vuole fermarsi. La signora di notte non riesce a dormire, solo di mattina ci riesce. Cosa fai, giochi? Mi ritorno le unghie. Non vedo. Ma che razza di bambino sei? Cosa succede? Chi c'è? Signora, c'è lui, è arrivato lui, c'è lui. Va bene, ho capito, c'è lui. Prepara il caffè e la torta di mandorle. Signora, sta salendo le scale, arriva su. Sta salendo le scale. Sì, sì, ho capito, va bene. Vieni su, vieni su. Permesso. Io me ne vado, parto. Non potevi aspettarmi giù. Sono stufo di Rasolo, di Gaibazzi, sono stufo di Costa, sono stufo di Tara. Mentite sempre, tutti. Lei, per esempio, la sera del delitto non era Tara. Era Mandola. E ci aveva mandato lui. E me l'hanno ammazzato proprio quella notte lì. Ecco, contento adesso. Stamattina mi hanno accompagnato al posto. Costa, Rasolo e Gaibazzi. Mi hanno fatto paura. Sono scappato. Perché? Aveva ragione lei, sa? La spia non è un fascista. La spia è uno di loro, tutti e tre. Mio padre li aveva scoperti e loro, per paura che li ammazzasse, hanno ammazzato lui. Comunque questa storia non mi interessa più. E neanche lei mi interessa. Io qui ho finito. No, non puoi partire ancora. Ho un treno alle 9. La nostra vendetta sarà più crudele, più atroce. Sarà fatta di occhiate, di mezze parole. Ti creeremo il vuoto intorno. Conosceranno l'inferno sulla terra. Signora, mi ascolti. Adesso deve cominciare a dimenticare. Non hai capito niente. Non hai capito niente. Non puoi più andartene. Non puoi più andartene. Ma cosa fai? Vieni. Io ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. Da sola non ci riesco. Per curare le mie proprietà, a spendere tutti questi soldi. E ho già pensato, io ho una nipote, sia giovane, 19 anni, proprio una bella ragazza. Ho bisogno di lavorare. Potremmo tenerla qui con noi, in casa. Allora, saremo felici. Sei tornato proprio prima da via.
Una zingara straniera napoletana o di laggiù nel buio aveva detto, e nel buio lui morì, e nel buio del teatro che gli han sparato addosso. Il motociclista era vestito di nero. Athos prese la lettera, se la mise in tasca, gliel'hanno trovata chiusa. C'era scritto: se entri in teatro morirai. Sei stato tu. O tu. Non si è neanche voltato e si è fatto colpire la schiena. Non si è voltato perché l'uomo che ha visto nello specchio era uno che conosceva bene. Uno di voi. È vero, ma abbiamo ucciso noi. Ma tu te l'hai messa in scena. La zingara, il motociclista con la lettera. Lui doveva capire, sospettare. Perché si è fatto uccidere così? Sembra tutto finto. Lui era d'accordo con voi? Sì. Eravamo d'accordo. E lui?
che ha voluto essere ucciso. Perché aveva tradito. Perché l'hai fatto? Hai parlato con i fascisti, eh? No, con i carabinieri. In caserma? No. Però dove li hai incontrati? Non li ho incontrati. Ho fatto una telefonata a nonno. Perché hai fatto la spia? Spia! 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 Dici tutto quello che hai detto. Gli ho detto: prendete il sentiero dell'argine. C'è una baracca. Guardate. Cercate. Troverete una bomba. Solo vi chiedo di portarmi in un posto alto. Voglio vedere Tara dall'alto. Oggi le gambe senza ossa. Sentite, per Tara, per tutta la regione, il mio nome ha un suono di ribellione, di coraggio. Se vengono a sapere del mio tradimento, tutto il nostro lavoro diventa inutile, capite? Non mi ucciderete voi. Un traditore dannoso anche morto. Molto più utile un eroe. Un eroe, sì. Che la gente possa amare. Io sarò assassinato da un fascista. Vigliaccamente. Offriremo lo spettacolo di una morte drammatica, che si scolpisca nell'immaginazione popolare, perché si continua a odiare, odiare, odiare sempre di più il fascismo. Sarà la morte leggendaria di un eroe. Un grande spettacolo teatrale. Proveremo. Proveremo come a teatro. Centinaia di attori. Tutto il popolo di Tara vi parteciperà, senza sapere. Tutta Tara diventerà un grande teatro. C'era poco tempo. Lo spettacolo che noi preparammo, i particolari, le parole che lui pronunciò, sono diventate leggenda. Durano ancora. Alle volte ci toccava persino improvvisare. Athos copiava dei libri che aveva letto, come la storia della zingara, per esempio. L'ha copiata dalle streghe del Macbeth. L'idea della lettera gli è venuta dal Giulio Cesare.
l'annuncio della morte, il motociclista nero, nero. Era un mio cugino, uno di Cremona. Eh già, aveva previsto tutto. Non tutto. Poi sei arrivato tu e hai scoperto la verità. Ciò vuol dire che il meccanismo non era perfetto. È vero. Non era perfetto. A meno che... A meno che? Eh già. Dopo tanti anni qualcuno scopre la verità. E gli verrebbe voglia di gridarla, di scriverla sui muri di Tara. Però questo qualcuno è costretto a tenere segreto quello che ha scoperto. Perché si rende conto di far parte della trama di Atos Magnani. E qui Atos Magnani si sbagliava. Ma qual era la trama di Atos Magnani? Sindaco mi ha detto che non potevo mancare. Io sono venuto. E sono qui. Vorrei non essere qui. C'è da scoprire la lapide di mio padre. Parlare di lui, della sua morte. Io sono suo figlio, il suo unico figlio. Uguale, uguale, uguale. Chi è Atos Magnani? Il traditore o l'eroe? Vorrei non chiamarmi Atos Magnani. Questo nome ha un senso, un suono di ribellione, di coraggio. E... Qual era la vera trama di Atos Magnani? Giovanotto, dove vai se il biglietto non ce l'hai? Io il biglietto proprio non ce l'ho. Io. Un attentato. Gli attentatori. Un attentato destinato a fallire in partenza. Costa, Rasori, Gaibazzi, gli amici di mio padre, i compagni fedeli, lo hanno aiutato durante la lotta, vicini fino all'ultimo. Un traditore. Atto, sei un vigliacco. Come sei dura, Trent. Che ragione ha di tradire? Non mi ucciderete voi. Un traditore dannoso anche morto. Molto più utile un eroe. Un eroe, sì. La gente possa amare. Io sarò assassinato da un fascista. Vigliaccamente. Offriremo lo spettacolo di una morte drammatica che si scolpisca nell'immaginazione popolare perché si continua a odiare, odiare, odiare sempre di più il fascismo. C'è una frase che un uomo è fatto di tutti gli uomini. Li vale tutti e tutti valgono lui. Mi sono dimenticato la valigia alla stazione. L'accelerato per Parma viaggia con 20 minuti di ritardo.
accelerato per Parma viaggia con 35 minuti di ritardo. Giornali di oggi? Non sono arrivati. Succede, alle volte si dimenticano che noi esistiamo.